Figici irremovibile. Al Siracusa Calcio sfugge anche la D. Quando le cose cominciavano a volgere al meglio, il miracolo di una quarta serie presa per i capelli stava per avverarsi, ecco la FIGC erigersi ad arbitro del destino del Siracusa e impuntarsi sui minuti e sui secondi del versamento dell'impegno economico a fondo perduto, senza tener conto né della chiusura di fine settimana negli istituti bancari, né di un esborso di riguardevole portata che nutre il bisogno di una permissiva tolleranza dovuta all'impervia prassi burocratica imputabile ai farraginosi controlli che strada facendo tale percorso deve subire. Solo l'anno scorso di questi tempi la FIGC risultava tollerante oltre ogni dire, tanto da consentire al Catania e alla Viterbese di fare i propri comodi. Invece, riguardo alla nostra situazione, alla decisione ha evidentemente contribuito la considerazione che il Siracusa, per le sue tante debolezze, poteva essere il bersaglio più facile per dimostrare la forza e la potenza di una federazione sempre nell'occhio del ciclone per i suoi dispotici atteggiamenti. E mentre i tifosi azzurri si leccano le ennesime ferite per via dei contorni che hanno preceduto e seguito questo ulteriore disastro, è toccato al sindaco, anche lui sul banco degli imputati, per non avere preteso di vederci chiaro nel comportamento della gestione lì e per il tempo perduto nel diffondere il bando, convocare una conferenza stampa per dare notizia che le richieste di proroga formulate sia dal Comune che dalla Zurich Capital Funds erano state respinte. Futuro che per il Siracusa si tinge di nero e che questa volta rischia davvero di cancellare da una città che non riesce ormai a frenare la corsa che la trascina verso il basso anche l'innocente passatempo della partita di pallone domenicale, valvola di sfogo dei tanti veleni che ormai la vita ci riserva.